Questo quadrato rosso sul piano regolatore del porto è uno degli elementi che dividono Autorità portuale e Comune di Messina sui progetti di riqualificazione della zona Falcata. Si tratta di una torre alta poco meno di 60 metri, un'ipotesi progettuale che per il sindaco Renato Corinti, per il suo movimento che sabato scorso ha inscenato una protesta e cementificazione e non è la sola opera contestata, anche il porticciolo turistico non convince l'amministrazione comunale, anche perché il piano regolatore del porto è stato approvato nel 2007 dal commissario del comune, Gaspare Sinatra, senza alcun dibattito democratico. Sabato all'Università di Messina è riemersa dunque chiara la volontà di riqualificare la zona, il come però è ancora da definire. Unanimi consensi sul progetto per il recupero ai fini culturali e turistici della Real Cittadella, ma sul resto l'accordo non c'è. Il comune, per ritirare la sua azione legale sulla titolarità delle aree, chiede garanzie, ovvero niente torri, ma solo valorizzazione dei beni storici: lanterna del Montorsoli, Real Cittadella, Forte San Salvatore. Il segretario generale dell'autorità portuale, Francesco Di Sarcina, ha ribadito che il piano regolatore attualmente adottato può essere ancora modificato, ma le idee di fondo tra enti rimangono comunque piuttosto divergenti. E senza punti di incontro, nero su bianco, si rischia di vanificare anche l'incontro di sabato con tutte le sue buone intenzioni. Domani alle 16.30 alla Presidenza della Regione l'assessore al territorio Maurizio Croce incontrerà tutti i soggetti istituzionali interessati per stilare un primo accordo di programma.